a tutti! C'è entusiasmo. Allora, diciamo due cose velocissime. Sì. Posso? Vado. Allora, vai. La prima, stiamo registrando Link Live, che è il link che ogni tanto facciamo con i nostri member e con le nostre member, perché non abbiamo l'asterisco audio, altrimenti avremmo detto member. La seconda cosa, Edo mi stava per fare un culo gigantesco perché mi sono dimenticato di ricordare ai nostri member e alle nostre member che stasera ci stava Link Live, ma per fortuna i nostri member e le nostre member sono bravissimi e sono venuti lo stesso. Terza cosa, come funziona questa cosa? Funziona molto molto semplicemente. Tutti quanti portiamo un link, lo discutiamo rapidamente. Vabbè, fateci un saluto giusto per farvi sentire, saremo in audio, per cui ciao. Benissimo, ottimo. Questi saluti pre-registrati che ha messo Edo con la console, per cui ci siamo. Come di consueto, parto io con un link, così spiego le regole. Che sì, devi dare il via, insomma, spiegare come funziona. Vai. Sì, ma ormai vediamo. Diciamo lo sanno tutti. Comunque, noi diciamo sempre che la creatività è fatta dall'unione di elementi diversi combinati insieme per fare qualcos'altro. Questo link che vi porto oggi si chiama rescuematches.com. E cos'è? Fondamentalmente c'è un problema in America, ma nel mondo, cioè che ci sono troppi cani da adottare, la gente continua tra l'altro a comprarli, non comprateli, adottateli. E cosa hanno pensato di fare queste persone qua? Hanno visto le statistiche e le statistiche dicono che su Tinder, se tu fai una foto con un animale, hai il 60% in più di possibilità di avere un match. Per cui cosa fai qui? Tu vai in questo sito, scegli dove sei in zona in America, scegli il canile, scegli il cane, a quel punto mandi un upload della tua foto, loro te la rimandano con il cane, fanno un lavoro di Photoshop, tu la metti su Tinder e scopi di più. Ma il cane te lo danno poi o no? Non ho capito. Il cane, diciamo, partecipa alla parte sessuale. No, il cane, cioè, così ha più visibilità e quindi è più facile che venga adottato. Ok. Io andrei velocemente, vedo Valentina e Mavi insieme nella stessa finestrella. A Talent Garden. E secondo me loro hanno due cose da dirci. Una, che devono scappare, e la seconda, che hanno un link. È vero? È vero. Mi siete sconvolti che due della community siano nello stesso quadratino della call. Scusate, ma voi siete a Talent Garden a quest'ora? Cosa succede? Cioè, puliscono? Allora, la notte ci sono quelli più creativi, nel senso di giorno sono le startup, management, risk management. Invece di sera ci sono i creativi che pensano alla nascita di nuove startup, nonché studenti del lab, se vogliamo proprio dire. Avete portato un link, due? Abbiamo portato un link, un in link coppia. In due, in comunità. Okay. Allora, praticamente tra i nostri members si è creato un hashtag. Si è creato un hashtag ricorrente di cui abbiamo già parlato, che è hashtag idee di merda. Che ci fa sempre tanto ridere, no? Però ci sono anche degli spunti interessanti. Allora, vi condividiamo questo link. Parla di un museo di idee di merda, fondamentalmente. Si chiama Museo del Fallimento. Adesso non mi ricordo bene dove sia ubicato, ma Nord Europa. Ah, ma è fisico? Cioè esiste? Esiste veramente. Ah, e c'è questo tizio che ha raccolto delle idee fallimentari. È in Svezia? Mi pare di sì. Insomma, ha raccolto campioni di idee fallimentari di aziende note. Ma vi faccio un esempio. No. Le lasagne della Colgate. No, non si chiama Colgate, ma... Quello si chiama Colgate. Ma perché la Colgate ha fatto le lasagne? Mangiandole poi non ti dovevi lavare i denti. Cioè, forse era quella la genialata. No, ma sai cosa c'è? C'era la Coke 2. Non so cosa sia. È la Coca-Cola 2, se vedi sul sito. È nata nell'81, l'hanno ammazzata. Poi è bellino sul sito perché c'è il simbolo della nascita e poi c'è la croce quando l'hanno chiuso questa cosa. Prossimo link? Io andrei da Cristiano, che liberiamo anche lui. Ah, oggi è tutto un entra-esce. Tutti studenti, oggi. Sì, tutti studenti del lab. Ma oggi, tra l'altro, ho anche una responsabilità maggiore, perché devo portare il mio link, che conosco, va bene, e poi anche uno di Francesco. Che è il criminologo, dice. Parto con il suo link, che è tostissimo, ragazzi. Allora, che cosa ha in comune le due serie Don't Fuck the Cat e bello. Il truffatore di Tinder? Non l'ho visto, però mi dicono che sia bello. Che entrambe le serie, che sono tratte ovviamente da fatti realmente reali, accaduti, sì. Hanno utilizzato lo SINT. Lo SINT Cos'è? È una disciplina di intelligence che si occupa della ricerca, della raccolta e di analisi di dati e notizie di interesse pubblico, ma da fonti aperte, quindi chiunque in un certo senso può partecipare
per la soluzione di questi. Scusa, per ricordare, io conosco solo la prima, per ricordare com'era Don't Fuck With The Cat, Don't Fuck With Cat, vabbè. La storia semplice era un tizio, non si sa chi, ha iniziato a postare su internet dei video in cui uccideva degli animali, dei gatti, ma anche dei cani, mi sa, in alcuni momenti, ma non si vedeva la faccia, ovviamente non utilizzava un nickname, e per cui una community di gente sparsa per il mondo, di persone comuni, cioè non professionisti, ha iniziato a fare delle indagini, cioè a capire, allora aspetta, c'è un momento bellissimo, non lo spoilerò perché è tanto un passaggio, analizzano quello che si vede fuori dalla finestra in cui si vede questo qua che uccide il gatto e fanno un match con tutto un sistema di triangolazione con Google Maps per individuare quel benzinaio e capire qual è la via. Quindi tu dici, sono due casi in cui più persone si uniscono per contribuire a un'indagine. Esatto. Ah, bello. Grazie del supporto per la serie. Prego. Nello specifico, in Italia esiste OSINT Italia, che fa ovviamente la stessa cosa, è a scopo benefico e appunto aiuta nei casi di cyberbullismo, revenge porn, il contrasto alla disinformazione digitale e soprattutto all'aiuto nell'utilizzare in maniera corretta gli strumenti digitali, soprattutto per i minori in qualche modo. Ecco, questo è il link che porta Francesco. Il tuo... Dacci un po' di luce, un po' di serenità, un po' di... Il mio è molto più tranquillo. Compensa, spero, sì. Quando dovete andare a scaricare un file PDF che vogliono la vostra mail, o sono curioso di entrare nel sito, però se metto la mia mail mi cominciano a bombardare di mail, di spam, eccetera, eccetera, esiste questo sito che è fantastico, che è 10minutemail, cioè 10minutemail.com. Praticamente... ogni volta che refresciate la pagina, per 10 minuti avete la possibilità di usare quell'email per fare quello che dovete fare. Dopodiché la mail si autodistrugge, non so cosa accada. Per noi che abbiamo la newsletter, servirebbe il contro plugin. Cioè, andiamo a sgamare quelli che ci hanno messo la 10 minuti mail e... Tra l'altro, scusa, ne approfitto per dire, non so se la data casca giusta, che noi stiamo facendo il passaggio da MailChimp, tacci loro, bellissimo, simpaticissimi, funzionalicissimo, ma costa un botto. Cioè, più vai avanti, più cresce, più costa un botto. Quindi abbiamo detto, ma... Però quindi stiamo passando a Substack e mi sa che la newsletter di venerdì, lo diciamo anche qua, vi arriverà da Substack, per cui speriamo. Quindi controllate venerdì mattina l'email, lo spam, se magari nel passaggio è successo qualcosa. Ci stai lavorando la newsletter, Fede? No. Che dobbiamo farla un po' più... Non sto facendo niente. Faccio un cazzo, mi sono dimenticato di qualsiasi cosa. No, non è vero. Ci stiamo lavorando. Va bene, ci sono anche delle novità. Grazie Cristiano, grazie mille. Vi saluto, ciao, esco così, ciao. Aspetto dall'altra parte. Ne rimarrà solo uno, vai. Esatto, sì, è tipo Squid Game questa puntata, cioè è eliminazione. Quindi passerei a Davide, che ha una bellissima libreria, non bella quanto la mia, ma comunque insomma si sta impegnando. Ciao Davide. Ciao, è una sfida, la prossima volta la miglioro ancora. Allora, partiamo con un mio progetto a cui tengo tantissimo, che si chiama Unicornucopia, il sito è www.unicornucopia.it, formare talenti che formano talenti. L'idea è proprio quella di aiutare tutte le persone a sviluppare il proprio profilo AI. Cosa vuol dire? Allora, normalmente abbiamo tante persone che hanno un profilo AI, dove l'AI sta per iperspecializzato, okay. E il profilo AI T-Shape! Io lo sapevo così, T-Shape. E il T-Shape è invece un profilo che sostanzialmente allarga le ali. Esatto, quindi apre le ali e ti permette un po' più di spiccare il volo. Che scusa, vuol dire la gambettina della T, la mia specializzazione, quella che per cui lavoro, lo faccio tanti anni, ho studiato, ti devi un po' allargare verso cose complementari o meno, cioè vicine a questa specializzazione. Esatto, la chiave di lettura importante è che tu tra queste specializzazioni fai dei cortocircuiti, cioè non sono stilus compartimentati, ma non so, ad esempio ti piace il giardinaggio e allora tu provi a spiegare i social attraverso delle metafore del giardinaggio, quindi coltivare la tua pagina è come innaffiare ogni giorno il vaso e vedere man mano la pianta che cresce, che poi darà i frutti, ecco, per fare proprio... Anche
anche, non so, prendiamo, non so, l'avvocato che diventa bravo a, boh, a fare dei video su YouTube in cui spiega delle cose. Sì, oh, assolutamente. Okay. Oppure... o lo psicologo che diventa bravo, e abbiamo diversi esempi. Non per forza nella che comunicazione, ma anche in altre cose. No, potrebbe essere anche qualcuno che è molto esperto nel pescare, ma sa anche di matematica e si inventa un nuovo tipo di rete che acchiappa più facilmente i pesci. Ecco. E quindi in questa tua iniziativa io seguo un corso che mi insegna a... Noi diamo il contenitore. Ah. E le regole del gioco, tu sei l'esperto del tuo contenuto e io ti insegno ad aprire, appunto, a spiccare il volo, se vogliamo restare in questa metafora. Come funziona? È online, di persona? No, questa volta è in presenza, dura un anno, sono 10 sabati, 10 incontri, siamo tra Milano e Monza, e per chi è iscritto solo alla community ci sarà un super scontone di 700 euro. Ha portato il suo link più lo sconto senza che facessimo la solita trattativa da poveracci. Tira giù, dacci lo sconto, dacci la percentuale. Però bisogna iscriversi e sostenere la community, se no non vale. Quindi non lo diamo, lo sconto non lo diamo in link, ma è soltanto per la community. Sì. Questo uno si fa l'iscrizione alla community con l'email da 10 minuti, esatto. Da 3 euro. Si compra il tuo corso con lo sconto e si disiscrive. Non dovrei consigliare questa cosa io, però vabbè. No, ma ci sta. Ma io poi sta. Lo sconto lo mando dopo 11 minuti. Grande. Ecco, così li freghiamo subito. Vai, secondo link. Freghiamo subito. Secondo link è una bellissima startup italiana che si chiama B-Worldy e nasce con l'idea di permettere alle persone di vivere le città come le vivono le persone che la abitano, quindi non da turisti. Quindi tu arrivi ad esempio a Milano e quante cose di Milano un milanese sa che una persona non di Milano invece non vedrà mai. E quindi è una bellissima esperienza, ci sono tantissime guide locali che ti portano in giro per la città. Va bene. Grazie mille Davide, tra l'altro a me piace tantissimo il nome del tuo corso, cioè Unicornucopia, cioè è una cosa che comunque ti rimane impressa, quindi è un'ottima cosa. Grazie. Va bene, Kevin, come stai? Raccontaci e soprattutto dacci un grande link. Allora, io in realtà penso che potrei tranquillamente uscire con te a cena, Fede, per darti supporto morale, perché visto che tu sei triste per quanto sei felice, io mi sento molto in linea, ma sono solamente felice, quindi forse potrei compensare la parte di tristezza, nel senso che... ci può stare, ci può stare. Che bella cena, invitateci. l'ultima volta in cui ho provato questa grande gioia rispetto a come mi sento è ascoltando questa intervista che viene da un podcast inglese che si chiama Rich Life Lab, e trovo interessante questa intervista per due concetti di cui parla l'autore. Uno è il paragonare l'istinto ad un muscolo, quindi lui dice: se tu dell'istinto non ti fidi e quindi quella vocina la ignori, sostanzialmente non stai allenando quel muscolo che si atrofizzerà. Viceversa, se tu cominci a dare ascolto alla tua voce interiore e a seguire quindi il tuo istinto e ciò in cui credi, tutto piano piano si allineerà. Il secondo concetto, che credo sia il più bello di tutti, è quello che lui definisce il giorno da museo. Noi dovremmo svegliarci ogni giorno con questo obiettivo in testa, cioè domandarci se la nostra vita in realtà fosse un museo e quindi alla fine della vita ogni singolo giorno fosse esposto in questo museo. Quindi se noi avessimo avuto una passione ma avessimo dedicato solamente il 2% della nostra vita a quella passione, non vedremmo che una fotografia, un'iscrizione in un angolo di questo museo. Mentre se abbiamo dedicato la vita a un lavoro che odiavamo, ci saranno intere pareti dedicate a questo. Bel concetto. E lui dice: pensa se l'aldilà fosse che tu devi fare a vita la guida dentro al tuo museo. Wow. Quindi tu sei costretto a rivedere di giorno in giorno quello che hai fatto. E quindi dovresti svegliarti ogni giorno domandandoti: ma questo è un giorno da museo? Sai che la prima cosa che hai detto mi è venuta in mente, te la abbasso, però un video di Tim Ferriss che poi mettiamo, che ti consiglia una tecnica per valutare se fare o no una determinata cosa. Se sai, quando sei in dubbio, no? Io lo applico molto, ma lo faccio sto progetto, no? Forse ne ho già parlato una volta. Lui dice di fare un check quando sei indeciso, sentendo la testa, il cuore e la pancia, no? Cioè, quando dici devo fare questa cosa ma sono indeciso, devi sentire la testa, che la parte razionale ti dice una cosa. Ma sì, fallo quel progetto, quella cosa, perché sai, ne vale la pena, poi guadagni, è un'opportunità, no? Poi sentire il cuore, la pancia, e se non c'è
un allineamento tra questi tre parametri non vai avanti, perché spesso la testa dice di andare, poi senti che c'è qualcosa nella pancia o nel cuore, dice è l'istinto, no? Forse non ti torna. Ottimo, grazie mille Kevin. Andiamo da Valentina, infortunata tra l'altro. Grazie. Allora, non c'è ancora il link perché uscirà a breve, però è arrivato oggi il comunicato da parte dell'ufficio stampa. Uscirà l'almanacco di Halloween che si chiama Halloween Killers, dove c'è un racconto horror che ho scritto io. Oh. Ed è un progetto pure di Andrea Cavalletto che avete intervistato. Ah. Cioè hai scritto un racconto horror? Eh sì, c'è il petizio per... Ed è una, basato su una storia vera, cioè come? Su un'isola vicino a Venezia. No, ah, pensavo tua che hai vissuto. Ah, non tua, nel senso che hai letto. No, okay. No. Lo leggeremo. Invece il secondo è proprio basato su un format, che è un format sportivo. Si chiama Les Mills. E praticamente loro hanno assunto, diciamo, questi personal trainer che non sono, cioè sono più influencer, e hanno vari programmi di allenamento. Cosa succedeva? Prima vendevano questo tipo di format nelle palestre, il più famoso è Body Pump e Gritma, creano una community della Madonna. E spoiler, questo è come ho conosciuto il mio fidanzato. Che è l'istruttore, no? Era l'istruttore. Ah, ce l'hai, sei nata, sei riuscita, nel senso hai vinto la competizione. Ma aveva un cane nella foto del profilo? Sì, in realtà. Cioè io vedi? Sono proprio una di questi. Quando vedi... Niente, sono allenamenti soprattutto ad alta intensità, body pump e grit. Quindi creano queste comunità gigantesche. Io sono andata con 200 persone, arrivano... Tipo quelle dei CrossFit, quelle comunità che si creano... È tipo CrossFit, ma molto... Disciplina, esatto. No. Cosa c'è di creativo? Che si sono inventati un format che ha proprio tutti i meccanismi del format... E lo vendono nel fitness, ma lo vendono benissimo. Quindi se ho capito bene, hanno creato questi qua una disciplina legata al fitness. È un format che hai il nome, il brand, cosa fare, poi c'hai gli influencer, che sono degli istruttori che hanno il certificato. Eh sì, no, ma per insegnarlo devi passare gli esami, cioè devi avere... Ah, ho capito. Sì, e questa è la differenza tra faccio l'istruttore di fitness e basta, o faccio parte di, diventa, sai, il brand diventa tutta un'altra cosa, certo. E poi... rimorchi, ma poi alla fine, è quello, alla fine arrivi lì, non è che 40 persone che si muovono all'unisono con questa nuvola di vapore, di sudore, ma anche no, va bene, ok. Con questa bella immagine passerei da Antonio per poi chiudere con Riccardo. Vai Antonio. Eccomi. Antonio ha sempre i libri ricercati, di solito, non so se ma infatti io non posso smentirmi o no aspettavo io Edoardo, e quindi anche stavolta vi porto un link libro. Vai sì. C'erano piaciuti quelli dell'altra volta. A questo giro, non so se si vede, probabilmente no. Perché... Cromorama di Riccardo. Guarda, è quello lì. C'è live, un giallone lì, quindi è quello lì. Per cui sfonda una porta aperta, il caso di dire, che pure Davide annuiva. Quindi è un bellissimo libro. Bellissimo. Nel senso che ha grandi contenuti, anche bello da leggere, da sfogliare, perché è ovviamente è un maestro, diciamo, di che parla di matematica. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo. Io lo sintetizzerei con, diciamo, una revisione un po' storica del colore, ma in realtà si parla di società, si parla di comunicazione, si parla di chimica in un certo senso, si parla di filosofia, di tutto. Ed è pieno zeppo di aneddoti, è veramente molto denso, perché non spreca mai una parola, oserei dire. Davide in chat dice un libro che arreda da solo la stanza, cioè sono quei libri che anche se non lo apri... Sì, e poi ti fanno fare bella figura, no? Tra l'altro Antonio, di lui, scusami, mi inserisco a gamba tesa, anche Figure, sempre dello stesso autore, è un grande libro pazzesco anche quello. Infatti voglio proseguire, perché veramente mi ha stupito. Anche quello arreda un sacco. Un arbolissimo, proprio uno strumento d'uso, e rimango in tema un po' grafico, quando mi collego da un computer, non ho Photoshop, ma devo fare qualcosina, ci sono vari strumenti, in realtà ho trovato questo sito che è photopea.com, quindi foto, photopea, è un Photoshop localizzato anche in italiano che funziona benissimo, ha a volte un pochettino di pubblicità ma non troppo invasiva, e quindi lo uso ogni volta mi collego da qualcosa in cui non ho... Ok, puoi aprire proprio i file di Photoshop, Illustrator, tutto. Ma questo è utile dal browser, sì quando sei di fretta.
esatto. Anche solo per aprirli e mostrarli, che certe volte magari non ce la fai. Molto interessante. Va bene, grazie. Ottimo, grazie Antonio. Chiudiamo poi con Riccardo. Riccardo, vai. Allora, creators e amanti di newsletters all'ascolto, oltre ad iscrivervi alla newsletter di appunti di Hacking Creativity, vi ho lasciato un link, una guida per iniziare una pubblicazione su Substack. Ah, ci serve, grazie. Io sono un fan assoluto, un ambasciatore di Substack nel mondo, in primis perché penso che ora, soprattutto in Italia, sia il giusto momento per partire con la newsletter. Partite con Substack, gli altri strumenti secondo me sono sbagliati per partire, perché Substack è gratuito, cresce con te e ha tutti gli strumenti, è anche un ecosistema di newsletter, è come un social, quindi favorisce che ti scoprano le altre persone e gli altri autori. In secondi sto questa mia teoria secondo cui i giornalisti in Italia si staccheranno sempre più dai giornali per fare informazione nelle newsletter. Francesco Giano già lo fa, secondo me ci sarà sempre più un affezionarsi più al giornalista, alla voce tramite la sua newsletter, che i giornali. Quindi se i giornali non andranno in quella direzione, saranno costretti praticamente dai media e dal mercato, perché secondo me ora è il momento per i giornali di avere un modello più sostenibile per tutti i media in realtà, grazie alle newsletter. Infatti Costa, se non avesse ovviamente un vincolo con il post, sarebbe la newsletter più letta d'Italia, immagino. Non c'è lui su Substack, no, Francesco Costa? Perché no, lui aveva la sua da Costa, aveva da Costa, la sua Costa, che sì, adesso ha interrotto da un po', ma quella era pazzesca. Sì, sì, no, non c'è lui su Substack, ma molti si stanno anche spostando su Substack perché hanno capito che è un ecosistema, quindi puoi scoprire altre cose, farti raccomandare da altre cose. Secondo me, se si è uno scrittore, un giornalista emergente, in Italia non ci sono molte newsletter, specialmente su Substack, è un buon momento per iniziare. Questa guida vi ascoltate anche l'intervista da Joe Rogan con questo Chris Best, che è l'inventore di Substack. Ve lo passiamo. Tell me, what was the inspiration to start Substack? I've always been an avid reader, and I've always thought that what you read matters, like it shapes who you are, it shapes how you think. Però è una bella intervista perché ti racconta come ci sono arrivati a creare questa piattaforma e come anche utilizzano un sistema di consiglio tra una newsletter e l'altra, che non per forza tiene in considerazione il classico algoritmo, ma l'autore stesso può consigliare altre newsletter. E tra l'altro dice: non so se stiamo in piedi, perché se uno vuole scaricarsi le email e andarsene, noi non ci possiamo far niente, non possiamo bloccarlo. Quindi concludo con questo, Edo. In realtà staranno sempre in piedi, perché hanno fatto 1 milione adesso, mi pare, di abbonati paganti alle newsletter. Loro guadagnano la percentuale di quel che pagano le persone, quindi crescono insieme a te, questo è il modello vincente. Staranno in piedi perché hanno creato un ecosistema, cioè qualcosa in cui tu vuoi starci all'interno, perché sei collegato con altri scrittori, autori, creators. Certo. Se hai una newsletter è vantaggioso. Ottimo. Grazie. Va bene, dobbiamo chiudere. C'è questa piccola tradizione che si sta... Sembri il preside. No, dobbiamo chiudere perché i bidelli poi ci lasciano. Allora, no, dobbiamo chiudere. C'è una piccola tradizione che, come vedete, sta montando link live dopo link live, cioè che Edo è l'unico che non porta mai un cazzo. Però non importa, va benissimo. È vero. Va benissimo, perché io vorrei chiudere, visto che c'è quest'altra tradizione che io chiudo sempre con un altro link. Link velocissimo, e lo metto in chat e lo dico anche a voi che ci ascoltate da casa, e si chiama thenicestplace.net. E che cos'è? È un sito che vi permette, collegandovi, di schiacciare e vedere una serie di video di gente che viene verso di voi e vi abbraccia. Posso chiudere con un link? Magari lo conoscete tutti. Non è un link, è un concetto. Il Tsundoku. E cos'è? È l'arte di comprare i libri e non leggerli. Ah, vedi. È codificata questa cosa. Vi passo poi un articolo che analizza psicologicamente perché io sono così. C'ho una pila di libri che c'ho una FOMO pazzesca quando li metto nel carrello di Amazon e mi arrivano a casa, e poi... Tsundoku si chiama. Comunque, per battere il Tsundoku basta comprarsi le librerie, come vedi. Cos'è che è scritto? Ah, Davide ne ha comprati 3.000 e letti la metà. Beh, cazzo, ne letti comunque. Sì, ma ce ne sono 1.500. Vabbè, vi salutiamo. 1.500 devi recuperare. Va bene, allora, grazie mille. Ci sono un sacco di cose da dire, ma non le diremo perché non abbiamo tempo. L'unica cosa che possiamo dire, però, è che in questi giorni stiamo festeggiando il terzo anno di Hacking Creativity. Questo lo diciamo. It's your birthday, we're here to party and sing to you. Va bene, ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie. You deserve a grand fiesta. The best of everything.